E oggi, diciamo, pensavo che la notte degli Oscar, io confesso, non ho visto i film, nessuno dei film usciti quest'anno, ma praticamente io non vedo film seriamente da oltre un anno. Per dedicarmi ai miei canali YouTube, praticamente ho perso proprio il tempo per fare altre cose. E sì, diciamo, è chiaro che è una cosa che vorrei fare quanto prima possibile, ma fin quando non mi fermo con i canali, io non potrò più vedere film. Diciamo, YouTube è anche questo il problema. Non dico che diventa una dipendenza, però appunto, e da un lato io sto valutando appunto l'idea di comunque sospendere tutto perché un po' mi scoppia la testa. Credo di aver perso il controllo. Non è che prima vivessi, diciamo, diversamente, nel senso, sempre un tipo che comunque vive in casa, le cose le fa, comunque le fa in casa, però diciamo ho perso certamente il controllo su tante altre cose che facevo prima e io credo che ho già dato tantissimo, ovvero non ho numeri stellari, ma nemmeno numeri schifosi. Lo sa bene chi mi segue costantemente, parlo soprattutto del canale tastiera, però certamente diciamo io prima o poi dovrò sospendere perché non ci guadagno nulla comunque al momento, quindi ho bisogno, no bisogno, ma perché comunque già comunque le cose che propongo sono le cose che mi sostentano in fondo, perché derivano le musiche che propongo alla fine derivano dai film che sono la mia attività giornaliera, così come i libri, eccetera, eccetera. Però certamente non posso fare il barbone, perché non ci guadagno nulla, ripeto, quindi dicevo, devo cercare comunque di dirigere la mia attenzione verso qualcos'altro. Per quanto io sia un sognatore, non mi piace la realtà, non mi piace nessun tipo di lavoro credo, normale, però prima o poi lo dovrò fare. Però aggiungiamoci anche che il lockdown in positivo appunto mi ha fatto creare tutto questo, ma allo stesso tempo mi ha allontanato ancora di più dalla realtà. E quindi probabilmente se non ci fosse stato il lockdown, 2 anni fa soprattutto parlo, io non sarei qui. Cioè, sono quasi sicuro che avrei fatto tutt'altro già allora. E però adesso sono qui. E io credo anche lo stesso maestro, se non ci fosse stato il lockdown, non avrebbe mai fatto questa cosa del suo teatro, deve vedere in Cetiater, insomma. Ma queste sono visioni mie. Comunque dubito fortemente l'avrebbe fatto perché è la cosa comunque che ci ha chiusi, ci ha portato a chiuderci tutti quanti. E credo che lui, appunto, anche lui in quel caso, o per questo motivo qui, si sia messo a fare questa cosa che prima, anni fa, la faceva sporadicamente, appunto, dei video a caso, da casa sua, parlo del report 2006, 2005, eccetera, ma adesso, come sapete, in tutta questa costanza. Comunque, il discorso è molto lungo, comunque, semplicemente sono già contento di tutto quello che ho creato, ripeto, sono grato anche a molti commenti che mi sono stati fatti, io non sono nessuno, già è tanto tutto quello, l'affetto che ho ricevuto, comunque, sì, apprezzamento, eccetera, persone che, tra l'altro, già mi dicevano che all'inizio, proprio 2 anni fa, più o meno, poco meno, diciamo, insomma, da maggio a giugno 2020, già allora, figuratevi, già allora avrei dovuto avere almeno 1.000 iscritti, che ancora non ho, però diciamo così, comunque per me è bene così, come dico quella frase, c'è cioè quella frase utilizzata per il film di Tarkovsky Solaris, la mia sconfitta, la mia vittoria, la debolezza, la mia forza, ecco, io la applico in questo caso, ma l'applico sempre nella mia vita, credo che io sono sconfitto, ma ho anche vinto. È così come sono debole, ma sono anche forte, anzi, proprio perché sono debole sono più forte degli altri. Frase di un autore che adesso non mi ricordo di chi è, ma utilizzata per il film Solaris, che consiglio di vedere a quei pochi, 72 di Tarkovsky, capolavoro, consiglio di vedere assolutamente a quei pochi che l'hanno visto. Tra l'altro forse ritornerà anche nei giorni successivi di questo film, ne parlerò per un motivo ben preciso, ma poi vedrete. Comunque, gli Oscar, dicevo, io non ho visto nemmeno un film, però so della candidatura di Paolo Sorrentino, che già lo vinse appunto nel 2013 per La Grande Bellezza, vedremo se si saprà ripetere con questo, è stata la mano di Dio, appunto ancora non ho visto, però molti dicono che è un capolavoro, però dall'altro diciamo Sorrentino certo è un grande regista nel panorama italiano, però diciamo non è che mi è antipatico, però è come se, certo, se diciamo adesso viene citato solo lui ed esiste solo lui, quando poi non è così, però è chiaro che comunque forse è l'unico vero talentuoso che abbiamo da anni qui in Italia, però poi gli Oscar dicono e non dicono, cioè dicono tutto e non dicono niente di film, e
Lo testimonia proprio il fatto che il maestro ha vinto la carriera direttamente dopo 40 anni e quindi sono dei premi certo importanti, ma sono sempre dei premi di parte insomma, dell'America, quelle zone lì, ma i veri premi secondo me si giocano in altri festival come quello di Cannes, come quello di Sundance, come quello di Berlino, soprattutto secondo me forse è proprio quello più importante in assoluto, poi quello di Venezia, quello di Torino e anche tanti altri nel mondo, il Toronto, insomma. Ci sono veramente tanti altri festival più importanti, anche se in generale, secondo me, i premi proprio non fanno la differenza. Come quando tu vinci o perdi nel calcio, esattamente non fa la differenza perché puoi passare alla storia anche se non vinci nulla. Vedesi Zeman che non ha vinto nulla, ma che comunque è passato alla storia. Stessa cosa, appunto. Appunto, io apprezzo molto più quei registi che non è che non hanno vinto nulla, ma hanno vinto premi molto più particolari rispetto agli Oscar, eccetera, perché appunto. Quello ovviamente è vero cinema e lo testimonia anche lo stesso maestro, ha vinto altri premi nella sua carriera, tutto quelli a Cannes, insomma, ma anche altri premi, Leone d'Oro alla carriera dopo tanti appunto alla carriera, 15 anni fa, auguriamoci solo che il maestro possa ritornare presto a fare qualcosa, io spero che su Recorded Night of Hysteria di cui si parla, ma non lo so, vedremo, tra l'altro spero anche sia un continuo, uno spin-off di Twin Peaks, ma vedremo. Comunque sì, credo di aver detto tutto, poi nel caso se mi venisse qualche altra cosa in mente, come sempre aggiungo in descrizione. Hagrid the Again, a domani!